Ben ritrovati a FM Motor, il motorsport raccontato su Telefriuli, magazine settimanale ogni giovedì 20 e 15, replica martedì 22 e 30 con gli ospiti. Si parlerà quasi esclusivamente di enduro. Abbiamo Tony Specia, che lega un po' il suo nome anche a quello che è il team Specia, che collabora poi in regione col motoclub Manzano per quanto riguarda l'enduro, e poi il suo pilota appena iniziata l'avventura degli assoluti d'Italia di enduro. Con noi c'è Nicola Recchia, pilota pressoché dal motocross si è affacciato all'enduro. Prima andiamo a vedere le notizie, ricordando nella seconda parte avremo il collegamento con Stefano Cossetti, il direttore di Tuttorelli, un po' per le novità per quanto riguarda appunto le quattro ruote di traverso. È iniziata dunque la stagione del campionato italiano assoluti d'Italia di enduro lo scorso fine settimana in Abruzzo, due giorni di gara con tre prove speciali, un'estrema lenta e insidiosa, un cross test su terreno molto duro, un enduro test che si snodava in un pendio roccioso, doppietta del pilota di Aviano Maurizio Micheluz davanti a tutti nella 2.52 tempi. Per Alessandro Batti, il triestino con la nuova Gas Gas, gara da dimenticare a causa di una caduta al sabato che lo ha tolto dei giochi nel weekend. Per Lorenzo Macorito, fine settimana in chiaroscuro, l'esordio con la beta del team Boano, positivo invece l'esordio, doppio sesto posto per la prima gara di enduro per Nicola Recchia, ne parleremo fra un attimo con lui. Si svolge in questi giorni in Tunisia il Sahara Racing Cup, gara internazionale organizzata dal Motorsport Experience, autorizzata da AC Sport e Federazione Tunisina con direzione di gara italiana. Ci sono anche le due friulane, Chiara Zoppellaro e Monica Tratter, che fanno parte della macchina organizzativa. Alla gara partecipano equipaggi italiani ed argentini con sei tappe di orientamento nel deserto del Sahara. L'evento abbina il valore sportivo alla solidarietà. Allora, Tony Specia, ritorni con noi dopo un po' di mesi. Grandi novità per quanto riguarda questo 2019. Di nuovo una grande collaborazione con il Motoclub Manzano, sia per quanto riguarda l'Under 23, che avrà tra l'altro schierato almeno tre punte la squadra appunto di Manzano, e poi con Nicola Recchia, che poi sentiremo, questa nuova avventura, un pilota che ha detto molto per quanto riguarda il motocross. Adesso si cambia tutto, una moto per lui nuova, una specialità nuova, con un'esperienza alla tua ormai lunga, anche perché in questa stagione 2019, oltre che con Nicola, è una collaborazione anche con Alex Salvini, vice campione del mondo, perciò prestigioso anche questo tuo ruolo, Tony. Buongiorno a tutti. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. No, siamo partiti, cioè col Motoclub Manzano abbiamo fatto questo step in più quest'anno per portarlo anche agli assoluti d'Italia, che è il campionato con più prestigio che abbiamo. L'abbiamo fatto con Nicola Recchia. E specialità nuova per lui sicuramente, moto nuova, infatti sarà un anno di rodaggio che dovrà capire come funziona questo sport, perché comunque è un'altra disciplina rispetto all'enduro e rispetto al motocross, sono due cose un po' diverse, e quindi siamo qui per spiegargli tutti i trucchi possibili. Esatto. Allora, partenza lo scorso fine settimana, un doppio sesto posto, è chiaro, si è trovato, ma lo chiederemo anche lui, più a suo agio ovviamente nel cross test, però lì era un terreno molto duro, insidioso, perciò per chi non è un puro endurista in quel caso. No, infatti quella lì è stata una gara di enduro a tutti gli effetti, con un controllo tirato, un'estrema naturale molto impegnativa, un enduro test, la linea che ha fatto molto, molto la differenza. Nota positiva nel cross test, Nicola è andato molto bene anche a livello di assoluta. Nell'estrema è migliorato dal sabato alla domenica, quindi imparando dai propri errori e abbassando i tempi da una speciale all'altra, e la stessa cosa si è svolta nell'enduro test, che ha iniziato a percepire un po' come funziona l'approccio con il sasso, che è decisamente l'opposto inusuale. Esatto. Quindi, Nicola, te lo chiediamo direttamente, effettivamente un grande salto, una voglia di metterti in gioco dopo che comunque lo hai fatto per diversi anni a alto livello nel campo nazionale, nel motocross, ti aspettavi un cambiamento così repentino, una specialità che potrebbe sembrare abbastanza simile ma non la è a tutti gli effetti? Beh, buonasera a tutti comunque. E sì, è stato un passaggio molto critico, possiamo dire, dai. Io ci ho messo tanto impegno comunque, perché abbiamo lavorato molto quest'inverno, sia con Antonio che con altri piloti, per darmi un aiuto, insomma, in tutte queste cose. È stato un inizio un po' difficile, perché
ho provato a dare il meglio di me stesso, ho fatto molti errori sia nell'estrema che nella linea. Le prove estrema non esistevano prima, perciò è tutto da capire in questo caso. Sì, è stata una cosa nuova, diciamo. Sono stato fortunato che comunque sono riuscito a vedere le prove con Alex Salvini, che comunque è campione del mondo, c'è un'esperienza non da poco. Hai corso anche a Sacile 2 settimane fa, un enduro country, per prendere le misure lì forse ti trovavi un pochino più a tuo agio, era un terreno più classico per un crossista, però è andata bene anche lì, a rubare esperienza importante e mestiere a Salvini. Sì, sì, Sacile diciamo era più una gara quasi da cross che enduro, era un fettucciato, vabbè, ma abbiamo visto che anche domenica agli assoluti, la prima tappa nel cross test sono andato forte, i primi giri ero lì davanti nei 15 dell'assoluta e andava bene. Dovevamo lavorare molto in montagna soprattutto, e già quello che sto facendo questi giorni. Sono riuscito a uscire con molte persone che hanno molta esperienza sulla montagna, che mi stanno dando una mano su tutte queste cose. E mi sto impegnando molto, devo ringraziare comunque tutto quanto il team, tutto quanto il motoclub, perché stanno credendo in me gara dopo gara. Anche dopo questa gara mi hanno detto: Nicola, non buttarti giù, è la prima gara, è normalissimo. Io abituato come tu nel cross a essere lì davanti, ho preso una bella batosta, però sono fiducioso perché sto migliorando di giorno in giorno. Già dal sabato alla domenica ho fatto già molti meno errori, sono riuscito a abbassare non secondi ma minuti, questo è stata una cosa lunga. Tony, dopo andiamo a spiegare anche quello che è la moto, che il nostro Pierangelo Buttazzoni andrà nei particolari ad inquadrare. Allora, è una scelta ideale, immagino, per chi si affaccia da cross all'enduro, un 2,5-4 tempi Honda Red Moto che tu conosci molto bene, con cui hai una collaborazione stretta da diversi anni. Spiegaci un po' le caratteristiche. Beh, allora, praticamente questa è una Honda Red Moto 250 RX, è una moto derivata dalla serie, e dopo vengono fatti degli accorgimenti che li faccio nel reparto corse nostro, e mettiamo a puntino la moto come la vuole il pilota. Vengono fatti degli interventi a livello di motore, la termica viene un po' modificata e cose che non sto qui ad elencare. E poi, assetto, sospensione, ad esempio, anche in questo caso è un po' rivoluzionato. Esatto, noi abbiamo la fortuna che grazie a Honda Red Moto e agli anni che ho lavorato lì, sono riuscito ad avere in dotazione le forcelle ufficiali per Nicola. Poi tutto il lavoro a livello di messa a punto però viene svolta in sede. Certo, è chiaro che poi è fondamentale anche in quel caso metterci in mano te, vista anche l'esperienza con questo marchio, in virtù anche di quella che poi è stata la scelta di Alex Salvini di affidarsi a te per quanto riguarda sia l'italiano e il mondiale in questo 2019. Sì, infatti ho avuto il piacere, comunque è sempre una bella cosa quando di piloti, in questo caso Alex Salvini, ti chiama per averlo al suo fianco, perché ha fatto una struttura indipendente però voleva che gliela seguissi io a livello tecnico al mondiale, quindi per non farsi mancare niente seguiremo anche Alex Salvini al mondiale e agli assoluti d'Italia sia con Nicola che con Alex, quindi un triplo impegno quest'anno. Nicola, sei in buone mani sotto questo aspetto, perché ha un pedigree il nostro Antonio Specia, dalla lunga esperienza, che vuol dire già avere una moto. È chiaro che poi, chiaramente affidabile, messa a punto in maniera ideale, è chiaro che poi bisogna macinare tanti chilometri per prendere le giuste misure, essere competitivi nell'enduro. A tuo avviso passerà quasi una stagione, perché è normale, però hai intenzione, come dicevi prima, di migliorare costantemente, di far vedere questo miglioramento. Sì, io mi sto impegnando tutti i giorni, giorno dopo giorno, cerchiamo delle modifiche da far sulla moto, comunque per darmi un aiuto su tutto quanto. Già ieri Antonio mi ha fatto un'altra modifica sul motore per provare a darmi un aiuto sui bassi, diciamo, per andare su meglio in montagna, che io sarei un po' nervoso, come ero abituato nel cross, a dare smanciate di gas, certo. Però bisogna dosare il gas in montagna, andare tranquilli e riuscire a fare le cose in tranquillità, se no non vai su. Non si va su, assolutamente. Ci vuole tanto impegno quello che ci sto mettendo, tutte le mattine mi sveglio con la testa che dice: Nicola, devi migliorare, e lo sto facendo. Vedremo la prossima gara a Sanremo come sarà. Sicuramente non possiamo puntare al podio, però sicuramente la gara di casa
cercherò il podio, quella di Crespano. Metterò tutto l'impegno e tra l'altro c'è stata anche una modifica nella data, mi sembra, per quanto riguarda solo il sabato, perciò piccolo cambiamento. Siamo arrivati al momento della videoclip, restate con noi, ritorneremo poi con la seconda parte di F Motori, videoclip. Seconda parte F Motori, ci colleghiamo subito telefonicamente con Stefano Cossetti, direttore di Tutorelli. Benvenuto Stefano, buonasera. Buonasera a te e ai tuoi telespettatori. Allora Stefano, partiamo innanzitutto, visto che siamo a inizio mese, di quelle che sono le anticipazioni di Tutorelli che troveranno i nostri amici in edicola. Partiamo anche dall'editoriale del nostro direttore. Beh, niente, purtroppo sono venuti un po' i nodi al pettine di una situazione che in Italia è sempre più discutibile, nel senso che abbiamo tre campionati italiani, come tutti sanno, contrariamente al campionato di calcio, dove ho fatto un esempio, dove chi vince la Serie A vince lo scudetto, chi vince in Serie B va in Serie A, invece chi vince il campionato di Serie B, chiamiamolo così, diventa campione italiano. Se poi la terra dovesse essere, non lo è, ma se dovesse essere la terra il terzo campionato di Serie C, vogliamo dire, anche lì il vincitore diventa campione italiano. Beh, lì sono d'accordo con te Stefano, perché bisognerebbe un po' concentrarsi anche per le poche risorse, dedicarle in maniera più specifica a un solo campionato per poi anche aiutare i giovani, ma tutto sta continuando un po' come una volta. Sì, troppi campionati, ripeto, con una confusione totale nella comunicazione. Ad ogni modo ho messo il dito sulla piaga in questo caso qui, proprio per quanto riguarda il campionato, perché purtroppo diciamo che per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, fortunato il rally del Friuli che è scappato dal campionato italiano con RC ed è tornato nel CIR, direi che ha fatto una scelta micidiale dal punto di vista della positività, perché quest'anno il CIR invece si annuncia molto molto combattuto, anche se comunque ripeto sempre che le prime gare sono indicative e magari qualcuno che non riesce a fare i punti si ritira, sì, che non riesce a fare il risultato subito si ritira, e quindi può darsi che a fine agosto in Friuli non ci siano tutti quelli che partono al ciocco, ma ad ogni modo comunque è un CIR liberato, tra virgolette, dal vincolo con Andreucci, e quindi d'accordo che c'è il pilota ufficiale Citroën, Luca Rossetti, che parte col ruolo di favorito, però ci sono parecchi piloti che possono dargli un gran fastidio. Senti, quindi tra l'altro, è stato questo un Stefano, po' il tema del giornale, dimmi. Stefano, tra l'altro tu alcuni mesi fa, nell'ultimo collegamento, avevi azzeccato, prima che fosse data ufficialità, anche il passaggio come pilota ufficiale di Luca Rossetti in Citroën, hai azzeccato però da buon giornalista. Sì, beh, non ci voleva molta fantasia, anche perché io sono convinto che Rossetti abbia comunque dato prova nella IRC recente
di una versatilità incredibile, di una velocità notevole e soprattutto, cosa molto importante, delle sue proverbiali doti di collaudatore, di uno che sa mettere a posto la macchina. Fondamentale in questo caso. Ricordiamoci che Rossetti non ha vinto solo in Italia, ha vinto anche nell'Europeo, ha vinto in Turchia, cioè ha messo a posto macchine su terreni assolutamente sconosciuti. E quindi, ripeto, la sua esperienza nell'IRC recente lo faceva essere sicuramente uno dei candidati a questo sedile. E poi c'era anche un fatto che lo conoscono, nel senso che sono stati con lui per tanti anni, quando per l'evento Peugeot, e quindi sono ripartiti da una conoscenza che può essere soprattutto una certezza. Senti Stefano, mi sembra proprio il 16 di marzo a San Quirino si tornerà indietro nel tempo. Sghedoni, Cunico, Presotto, Savio, sarai te a moderare e sarà una serata per rivivere il rally di un tempo, quelle che piacciono a molti, è vero? Sì, il rally Piancavallo ha preso un'altra strada. Però è rimasto lo zoccolo duro attorno alla figura indimenticata di Maurizio Pierissinot, di una certa generazione che è cresciuta parallelamente al rally Piancavallo. Comunque erano già adulti all'epoca del Piancavallo, e parlo appunto di Presotto e di altri piloti dell'epoca. E l'ex segretario di manifestazione ha provato a fare questa cosa. C'è anche uno scopo benefico, perché c'è il Petit Port, che è un'associazione che si occupa di bambini, che usufruirà di quello che riusciremo a raccogliere, e quindi c'è questa serata alla quale mi hanno chiesto di presentare, e io volentieri mi sono prestato, perché ripeto, siamo riusciti sempre negli anni, quando c'era il Rally Piancavallo, a creare degli elementi, dei momenti di consulto e di convegnistici, se vogliamo chiamarli così. E quindi quest'anno abbiamo deciso di fare questa serata con cena, con prenotazioni ovviamente obbligatoria, e cercheremo di raccontare un po' anche attraverso la testimonianza del libro che Sghedoni ha scritto, dedicato alla sua pluriennale carriera di copilota. Bene, Stefano, ti ringraziamo per il suo appuntamento anche al 16 di marzo al ristorante Stella San Quirino per rivivere. Le informazioni le troveranno anche sui social. Grazie, alla prossima, grazie, e un buon lavoro a Stefano Cossetti. Ciao, ciao. Allora, torniamo a parlare di tutt'altro, le due ruote, quelle dell'enduro, con Tony Specia e Nicola Recchi. Allora, Tony, andiamo un po' a fare un focus delle prossime gare, quello che poi ti aspetti, gare molto diverse. Sanremo, certo, sarà ancora difficile come terreno, molto duro, prossima di campionato nella provincia appunto di Imperia, però poi arriveranno anche quelle più alla portata di un ex crossista, anche se poi deve abituarsi. Sì, diciamo che anche il prossimo appuntamento, che sarà in Liguria, sarà sicuramente una gara con molti sassi e una linea altrettanto impegnativa, con un tagliafuoco quindi molto insidioso, che per Nicola farà solo bene, perché prende un po' di esperienza. Poi ci sarà la gara anche a Crespano del Grappa, gara in casa, che diciamo che magari l'aria più vicina, il terreno a livello mentale, parti con un approccio un po' diverso. E le cose vanno a E le cose potrebbero, speriamo che comunque, di essere davanti. Però abbiamo dato, come il team Specia e il Motoclub Mazzano, abbiamo fatto questa scelta di dare fiducia. Siamo consapevoli che l'anno di rodaggio bisogna farlo, metterlo in conto. Nicola comunque è uno che si sta applicando, sta lavorando molto, e siamo molto molto fiduciosi, molto fiduciosi di come può andare, insomma, del futuro. Dai. Certo. Nicola, preparazione extra moto, come avviene per un pilota come te, che ha la ricerca del risultato e della forma, perciò palestra, non so, qualcos'altro, piscina, nuoto? Beh, la preparazione invernale viene fatta soprattutto in palestra, c'è preparazione fisica e bisogna spingere molto anche lì, perché sennò quando arrivi alle gare sei praticamente, anche perché si può dire, un calzino. La fatica, no? Dell'enduro è diversa, un pochino più marcata rispetto al motocross. Diciamo che nel motocross fai molto più fatica in poco tempo. Nell'enduro sabato è stata durissima, perché fare 8 ore di gara e non essere mai stato 8 ore di seguito in moto è stata molto difficile. Adesso che la temperatura esterna migliora, si farà molta bicicletta,
soprattutto da corsa, per fare i muscoli alle gambe, che è quello il fondamentale, perché tutti pensano che sulla moto servono le braccia, ma la cosa più importante sono gli addominali e le gambe. Le braccia sì, servono per fare destra e sinistra col manubrio, no? E quindi preparazione fisica, poi c'è anche una preparazione, diciamo, mentale, che io sono fortunato perché sia il motoclub Manzano che il team Specia e Antonio mi danno una mano, perché comunque anche se non va bene ti caricano e ti dicono: Nicola, guarda che è la prima gara, il primo anno, è tutto normale. Ovviamente io sono abituato, come ho detto prima, vuoi bruciare le tappe. Esatto, sicuramente Antonio ha detto: Nicola, col talento che hai tu si riescono a bruciare prima le tappe, speriamo che sia così. Io l'impegno ce lo sto mettendo tutto, e se gli altri ci hanno messo anni, noi speriamo di metterci nemmeno, insomma. Senti Tony, altro progetto, quello degli Under 23 del Motoclub Manzano, seguirai anche lì. Le aspettative e le tue sensazioni per questa nuova stagione ormai alle porte, quali sono? Allora, noi col Motoclub Manzano, con i ragazzi, che c'è stato un ottimo legame, come ho sempre detto, ancora 3 anni fa, siamo partiti con questo progetto di seguire i giovani e di fare tutto il campionato Under. Quest'anno la prima sarà la prossima settimana, che quelli del Motoclub, veramente, veramente fantastici, partono martedì, martedì sera, hanno il traghetto, cioè stanno facendo uno sforzo veramente importante. Perché lì si va in Sardegna. Perché lì si va in Sardegna. Io li raggiungerò giovedì. Quindi loro vanno giù prima, ripeto, sono tutte persone che non lo fanno come lavoro, quindi è veramente. Però ci mettono l'anima, impegno, la passione, esatto, e la professionalità. E portano giù qua i quattro ragazzi che corrono alla prima di Under, li portano giù per fargli 2 giorni di allenamento con il TOEFL, che è il. Andrea TOEFL ci sarà? Che è lì uno dei promotori di questo progetto. Quindi a livello di motoclub sono veramente sul pezzo, perché un motoclub che parte addirittura 4 giorni prima per andare giù e portare questi ragazzi a testare il terreno è una prospettiva già di crescita. Quindi, ecco, guardano al futuro. Esattamente. Quest'anno tra l'altro la squadra si è potenziata prendendo, diciamo, dei piloti che avevano ambizioni anche in campo nazionale, perciò con il motoclub c'è una struttura ben definita, questo è importante. Questa è la prospettiva di crescere ce l'hanno quasi tutti, il crescere invece sono due cose un po' diverse. Col Manzano questa cosa sta avvenendo, perché tutto quello che abbiamo detto l'anno prima per l'anno dopo, e la crescita, la strada, il percorso è sempre stato mantenuto, e dopo adesso vediamo i risultati. Esatto. Adesso... Senti Nicola, i tuoi colleghi ex crossisti cosa ti hanno dato di questo tuo cambio, questa scelta di passare all'enduro? Diciamo che molti sono contenti che sono andato via dal cross. Perché scalano di una posizione. Esattamente. No? Soprattutto a livello italiano eravamo sempre nella, top 5. Tu giocavi infatti tra i primi 5, podi nei fatti, perciò sì, eri già a un livello assoluto in campo nazionale. Diciamo che scherzando sono contenti che sono andato via, però comunque tutti quanti mi hanno detto: bravo Nicola, ti sei messo in gioco per fare questo cambiamento. Se non mi mettevo in gioco perché non credevo in me stesso, sicuramente non andavo a fare questo investimento. Quindi in testa c'ho l'obiettivo, il team e il Motoclub Manzano ce l'hanno anche loro, speriamo che tutto finisca nel migliore dei modi. E con queste ultime parole del nostro Nicola Recchio io vado a salutarvi, grazie a Tony Specia, team Specia, che affianca Motoclub Manzano, in questo caso ovviamente il pilota, sto parlando di Nicola Recchia, il suo esordio negli assoluti d'Italia di enduro proprio lo scorso fine settimana. Io vi lascio con la videoclip, l'appuntamento è fra 7 giorni, ciao! Sempre nero per noi.